a fare 600 km in un giorno, scusa? Pur che devi andare piano piano, come fai a fare 600 km? Qua fai. E sono i ciclisti che sono preparati, tutti coppati. Se no farebbero tutti fare 300 km. Ma sì, certo. Devi calcolare che ti fai 100 km al giorno. Lui lo fa. Inserisci il discorso della beneficenza, in 10 giorni sono 1000 km. Come mattina sto qualche ora lì? Senti, fatti trovare alle 10. Beh, ti saluto. Ciao, Leo, ciao. E la qua da mamma tu, soprattutto, per non la far stare il pensiero. Sapevo. Minuti. Sarò un casino con la mano. Provinciale. Eh sì, e dobbiamo poi... Come ti sei dopo 12 ore qua? Come ti senti? Acceso. Dai, che è stata tosta. Siamo quasi in arrivo e anche in anticipo. 2 ore e mezza. Che sono venuti praticamente a prelevarmi da Oria. Sono alcuni componenti del team Fuori Soglia di Francavilla Fontana. Arrivati a Ceglie. Ultima salita prima dell'arrivo. E da dove siamo partiti? Siamo arrivati. Grazie. Verrai un po' più scura. Fate tutti un saluto per la diretta. Un po' di voce. Ciao. Dai. Vai.
Non facciamone parlare, Renato. Ciao, scusa, avvisami. Ciao, ci abbiamo fatta. E ne con il panino integrale compresa la legge. Ciao Open Web TV. Come stai? Bene, tu? Te lo dico domani. Domani. Il corpo domani vediamo. Per ora sta ancora a sangue caldo, aspetta. Aspetta. Olè! Ai prossimi 600 kg. Leonardo! Bravo, grazie. Piccolissimo omaggio, giusto per ricordarti l'evento. Grazie, grazie a te. Abbiamo superato tutte le difficoltà dei tempi ristretti, perché sicuramente l'impresa e la voglia di fare di Leonardo valeva assolutamente quello di accelerare, di fare di tutto, perché finché oggi fossimo tutti qui a fare i complimenti. Ti abbiamo seguito in queste ore grazie anche a Wi-Fi Multimedia e OpenCeglie, che ci ha consentito di farlo. Sei riuscito con la tua impresa anche a riunire quello, il valore dell'associazionismo, le associazioni che oggi danno anche il contributo, penso sia la massima espressione di tutto quello che di buono si può fare. Quindi io ringrazio anche l'associazione degli amici del Borgo Antico, la Brinail, Wi-Fi Multimedia. Sono stati giorni in cui insomma ci siamo sentiti, ma con piacere, perché era giusto fare tutto questo. Grazie, fare tutto questo per te, continua così, porta giustamente avanti alla grande il nome di Celia, e noi continuiamo a sostenerti. Grazie. Dell'amministrazione. Per te. Una foto, guardate qui. Sì, perché un po' di colore e fiori vanno sempre bene. Non ho preparato nessun discorso perché... 24 ore, niente, no, cosa pensare? Chi mi conosce sa che tanto anche se l'avessi preparato non l'avrei seguito. Sì, e a quanto pare sono arrivato 2 ore e mezza prima e vi giuro che non volevo arrivare... Alle 10 almeno. Insomma, è stata una giornata dura, però fortunatamente è stata anche una giornata buona, perché comunque il fisico rispondeva, e così come ho anche detto ad Agata, più che fare un lavoro sul fisico per preparare questa 24 ore, ho fatto più che altro un lavoro mentale, perché comunque insomma sulla base dell'esperienza dell'anno scorso, di quando ho fatto da solo il Giro dell'Italia, insomma sapevo come comportarmi. Voglio ringraziare già da subito, innanzitutto Mimmo, che ha subito colto questa mia iniziativa. Più che altro c'è da dire che tutto è partito dal fatto che Lucia ha proposto a Mimmo: sponsorizziamo questa iniziativa. Mimmo subito ha avanzato delle proposte del tipo: ma perché non facciamo una bella ripresa, le dirette, così qua. Ora, queste idee si sono poi sviluppate, hanno coinvolto questi due personaggi. Sì. In senso buono. Praticamente Lucia si è occupata di tutta la parte dei contatti, di coinvolgere persone, Mimmo era concentrato per preparare bene il furgone, fare in modo che comunque tutto fosse, insomma, andasse nel migliore dei modi, come alla fine è stato. E ha chiamato a collaborare anche Paolo Elia, che è quello lì. Dietro Paolo. Gira la telecamera. E anche chiamato Paolo Elia, perché comunque gli ha parlato di questa cosa qui, e entrambi volevano che comunque venisse fuori qualcosa di buono. Almeno tanto quanto io. Ho studiato questo percorso di 600 km e ho pensato di farlo in 24 ore. Perché comunque era una sfida contro me stesso, volevo che però questa iniziativa avesse anche il suo interesse. Che volevo che venisse sfruttato in senso buono per
fare qualcosa di buono. Diverse volte, oltre ad oggi, mi è stato detto che per certi aspetti sono un esempio e come complimento mi lusinga parecchio. Io sinceramente faccio solo quello che mi sento di fare, lo faccio per il mio benessere, per sentirmi completo. Se qualcuno, così come è successo l'anno scorso per il Giro dell'Italia, in ciò che faccio trova la motivazione anche semplicemente per provarci, io sono soddisfatto così. Se poi comunque ci prova e ci riesce, buon per lui. Se ci prova e va male, chi se ne importa. L'importante comunque è mettersi in gioco, perché è inutile farsi tanti di quei pensieri che alla fine non risolvono nulla. E penso che con ciò che ho fatto oggi, dove io comunque ho provato a fare questa cosa qui e pensavo più che altro a concludere, portare a termine questi 600 chilometri, poco me ne è importato a me di concludere nelle 24 ore. In realtà li ho concluse in 21 ore e mezza e non l'avrei mai immaginata come cosa, eppure è successo. Io, tutto è partito dal fatto che ci ho semplicemente provato. Voglio dire grazie a queste tre persone principalmente, grazie alla Brina Hill, che ha voluto cogliere l'iniziativa, così come agli amici del Borgo Antico, e grazie anche a due ragazzi che hanno offerto un sostegno, hanno fatto da staffetta sia a Mimmo che a Paolo nel seguirmi con la macchina, e sono sia Gianleo che Giacomo, che comunque durante la notte, le ore notturne, sono stati di un grande aiuto morale. Ci siamo pure divertiti, perché poi alla fine le gambe giravano e quindi facevamo a gara chi andava più veloce. Il mio fregato! Che altro! grazie a voi per insomma questa accoglienza qui. Bravo Leo! Doriana, passatevi, Doriana, passatevi, è vero che siamo alte. Aspetta che deve... Siamo alla coppa. No, oh, stava a vita. Ah, di là o di qua, dove dobbiamo guardare?